Bene, il nostro appuntamento di questa sera, avete visto Quattro Passi tra le Nuvole, si apre con un grandissimo direttore d'orchestra, ma non scappate, non abbiate paura, perché il personaggio è veramente molto simpatico, brillante, uno di quelli con quali si può amabilmente chiacchierare un po' di tutto, e questo noi abbiamo fatto quando siamo andati a incontrare Antonio Pappano. Pensate, lui, anglo-italiano, come ovviamente dice il nome, i genitori erano di Benevento, è stato concepito a Londra, ma ha mantenuto un fortissimo legame con la madre patria, con le nostre problematiche, visto che è direttore stabile dell'orchestra di Santa Cecilia. Ma lui ci spiega moltissime cose, anzitutto dice di se stesso: sono un privilegiato. Perché? Vediamo la sua storia. In fin dei conti, il fatto che io ho questo privilegio di poter eseguire questi capolavori dell'arte, una roba pazzesca, e ti pagano in più. È vero che lei da giovane ha anche suonato nelle chiese? Sì, io suonavo l'organo in chiesa, ero anche avevo un piccolo coro di cui facevo il maestro, e allora sì, ne ho sentite tante. Il cartone si è messo? Sì, ma non ho visto niente. Che cosa? Beh, io credo che di essere quasi come un uomo del Rinascimento, un Renaissance man, si dice in inglese, della musica, è molto importante, perché la specializzazione, anche per trovare lavoro, per trovare esperienza, cosa porta se sei proprio chiuso? Io credo che di aprire, di allargare l'orizzonte personale è molto importante. Una parte del repertorio musicale di cui sono più che amatore, innamorato. Fa parte di me quella musica, da Gershwin a Cole Porter, Irving Berlin, Jerome Kern, Harold Arlen, una serie di grandi compositori che in due minuti, una canzone di due minuti, dicono tutto. A un genitore che si vede il figlio tornare a casa e gli dice: papà, voglio fare il musicista. Ecco, lei cosa si sente di dire? Di avere fiducia? Di avere fiducia, ben venga, però io credo che è importante per un italiano di vedere il mondo anche, di imparare, di studiare, di avere la curiosità fino in fondo, ma di uscire anche e di ritornare in Italia. È importante di avere l'esperienza delle lingue, delle altre culture musicali, questo è essenziale. Però lo so che, come in altri paesi, ci sono difficoltà per sopravvivere a una situazione politica difficile, e dobbiamo vederla come un'opportunità per cercare soluzioni per andare avanti, secondo me. Ma lo so che la vita non è facile, però è ancora bella. Si può ancora dire nel 2012 che la musica e la bellezza possono salvare il mondo? Beh, di questo io sono assolutamente convinto. Basta solo veramente ascoltare e lasciare il telefonino spento. Ecco, insomma, questa è la lezione di Antonio Pappano: tenete il telefonino spento e cominciate ad ascoltare non soltanto la musica, ma anche i suoni, i rumori, tutto quello che accompagna la vostra vita. Ma se volete approfondire le opere che lui ha diretto, beh, ce n'è un po' per tutti i gusti, come potete vedere e leggere dal nostro cartello. Infatti ha inciso lavori di Puccini, di Wagner, di Rossini, di Mahler, insomma un artista molto versatile, che ha dato numerosissimi contributi con numerosissime orchestre che ha diretto.
E in particolare, in questo inizio di stagione, lui ha diretto un particolarissimo personaggio che adesso vedete alle mie spalle. Sì, non è la foto di un contadino che sta, avete presente, in quelle case di campagna dove ci ritroviamo magari a volte in vacanza e c'è appunto l'immagine di cuna del vecchio nonno benevolo, un po' burbero così, che ci guarda da questo quadro. Ecco, questo signore che vedete alle mie spalle invece è stato un grandissimo compositore, ma si chiama Anton Bruckner, lui veniva dall'Austria superiore, l'Austria montagnosa, aveva difficoltà con il bon ton e con i cliché di Vienna. Pensate che una volta un direttore che aveva diretto talmente bene la sua opera gli regalò un tallero e gli disse: beh, questo se lo beva la mia salute. Pare che il direttore in questione se lo sia fatto incastonare in una collana, talmente fu commosso. Insomma, un cuor gentile, un'anima pia, addirittura la sua ultima sinfonia, che è rimasta incompiuta, lui la dedicò addirittura al buon Dio. Un uomo quindi di miti pretese, ma che sapeva realizzare melodie immortali come questa che adesso sentiamo. Devo dire che dopo aver diretto l'ottava la stagione scorsa, in un certo modo devo dire che mi ha cambiato la vita, questa visione di Dio, del paradiso e del tormento per arrivare alla luminosità. C'è stata questa necessità se non andare in chiesa, ma di stare con Bruckner. Credo che abbiamo bisogno oggi della fede, e questo è molto importante. Non sto parlando della religione organizzata, è una cosa molto personale, e credo che Bruckner parla a questo veramente direttamente. Dalla musica al teatro, ma sempre sul palcoscenico restiamo, e sempre della stessa sostanza dei sogni siamo fatti, parafrasando un po' Prospero nella tempesta di Shakespeare, il quale però continuava affermando che nello spazio e nel tempo di un sogno era chiusa la nostra breve vita, e nello spazio onirico ma incisivo di Quattro passi tra le nuvole era chiuso il teatro e l'incontro con un artista che ha deciso di fare l'attore perché aveva litigato con la fidanzata, che ha come riferimenti Peppino, De Filippo e Gino Cervi, che fa arrabbiare i colleghi prima di uno spettacolo perché loro sono nervosi e lui giocherella col cellulare per dimostrare la sua tranquillità, o perché è tranquillo effettivamente, e che dietro il suo aspetto enigmatico c'era la realtà di un uomo semplice, affettuoso con la famiglia, appassionato di cucina e di partite a calcio per beneficenza. In due parole, Paolo Sassanelli. Ciao, come stai? Bene, molto bene. Vuoi commentare qualcuna di queste affermazioni, smentirne qualcuna? No, poi ci impieghiamo tutta la puntata per spiegarle. Allora, per spiegarti meglio, invece, a questo punto noi apriamo il nostro libro della memoria e ti presentiamo in questo modo. Lo sai che cos'è la cultura? Tu lo sai cos'è la cultura? La cultura sono i libri che hai letto, i viaggi che hai fatto, le cose che avete, il cinema, la televisione, il teatro. Guardami, santo padre, guardami! Sei mai stato al teatro? Io sì, sono stato al teatro. Che hai visto? Visto la Traviata. C'è? La Traviata. L'opera. Oh, l'opera, la Traviata, l'opera della lirica. Guarda dove ci sta il cantante che dice il fatto, al posto di dire il fatto lo canta, capito?
ti apre la testa, ti fa guardare le cose in maniera diversa, capito? Ti illumina. Tu stavi qua, io sono venuto dopo di te, chi scosso dopo, capito? Vincerò, vincerò! Allora, questa cultura, no? Abbiamo visto delle immagini che ci hanno portato indietro nel tempo, falene con il grande nostro compaesano, anche Toto Onnis. Questa cultura si mangia oppure no? No, la cultura fa mangiare. No. Quindi smentisci uno dei luoghi comuni che sono stati lanciati in maniera assolutamente. La cultura, per usare un termine che non mi piace molto, però è business, fa guadagno. Ti porto le parole di Moni Ovadia, insomma. C'era a Bilbao c'è uno dei musei più costosi per quanto riguarda la realizzazione e la costruzione del pianeta. È costato credo 8 o 80 milioni di euro, una cosa del genere. E molti della comunità erano disgustati dicendo: ma è un museo, sai, hai capito quel museo, certo, tutto così? Sì. Costerà chissà quando rifaremo, insomma. Il museo, da quando ha cominciato a funzionare, nel giro di 2 anni è cominciato a essere inattivo, quindi è andato oltre le spese, adesso comincia a guadagnare e porta nelle casse della comunità di Bilbao, il museo d'arte contemporanea, 8 milioni di euro l'anno, forse anche di più, quindi è un business. Il teatro alla Scala la stessa cosa, dei 15 milioni di euro che sono di finanziamento, qualcosa di più, la Scala ne fattura oltre 60. Quindi la cultura è anche un business, cioè si può guadagnare anche bene. Tra le cose che hai detto in precedenti interviste, me ne sono andate un po' a sfogliare, a parte i nostri incontri che abbiamo già avuto, sì, a un certo punto ti hanno chiesto delle tue esperienze teatrali, quali non rifaresti, e tu hai risposto: rifarei tutto. Sì. Tu mi confermi questa tua affermazione? No, ce n'è una che non rifarei. Non te lo dico qual è. Però vediamo se è la stessa che ho pensato pure io. Dimmi. Ero purissima con Eleonora Danco. È quella, t'ho letto nella mente. Non voglio commentare. Chissà perché. Non voglio commentare. Vabbè, non commentiamo. Io avevo preparato pure, pensa, un filmato in cui c'era la reazione di Eleonora Danco a questa esperienza con te, che infatti non è stata, insomma, tutta rose e fiori. Anche no, se lo spettacolo, l'abbiamo visto, l'abbiamo seguito, ha funzionato tantissimo, no? No, è che siamo su due piani diversi, abbiamo due modi di approcciare il lavoro completamente diverso. Io rispetto il suo, rispetto il mio, ma non ci incrociamo. Tutto qua. Allora, 25 spettacoli, 40 artisti, 2 mesi di programmazione con una doppia rappresentazione quotidiana. Sì. In una parola, anzi in un monosillabo, rap. Che cosa significa, di cosa sto parlando? Beh, rap è la contrazione che usano gli inglesi per definire la compagnia di repertorio, repertoire. Rap, sì, è quello. E che è quello che ho voluto fare, realizzare un sogno. Cioè il sogno è vivere il teatro 24 ore al giorno, insieme ai miei colleghi e ai miei amici e mettere in piedi spettacoli che ci piacciono, senza essere legati per forza a esigenze commerciali e non. E l'abbiamo fatto con il sacrificio e il lavoro di 40 attori. Di questi 40 attori ce ne sono molti molto conosciuti, molto famosi. Cioè noi abbiamo un cartellone che fa invidia ai teatri stabili d'Italia, cioè abbiamo nomi che i teatri stabili d'Italia farebbero le capriole per averli. Però l'abbiamo fatto, abbiamo realizzato questa cosa che secondo me è straordinaria. Ci siamo trovati in più delle volte a provare nei vari spazi del teatro, io insieme a Picchio, Favino, che faceva le prove con gli attori. Paolo Briguglia, c'era Carlotta Anatoli che gira fra noi, Thomas Trabacchi, Giulio Michieli. La cosa molto bella, cioè, è questa interscambiabilità di ruoli, sì, nel senso che si è diretti ma si dirige anche, certo, si è interpreti ma magari si dà una mano, sì, anche nella parte tecnica. No, no? Anche a raccogliere i fili. Ma te lo dico, guarda, lo faccio, scusate una botta. Lo faccio io faccio il tecnico per il mio spettacolo, ma non solo, aiuto a smontare scenografie anche per gli altri spettacoli. Tutto questo si sviluppa allo Spazio 1, che è tra l'altro uno storico spazio, bellissimo, d'avanguardia negli anni 60, insomma indimenticato, fino al 26 novembre, vero? Dico bene? Fino al 25 novembre, che è domenica. Noi finiamo il 25 novembre con Giro Tondo e poi la sera facciamo una specie di concerto musicale festa, sei invitato. Sì, grazie.
difficile che riesca a venire, ma non perché non voglio, perché di solito quando esco per lavoro, e se no devo portare la famiglia presso. Allora, Paolo Sassanelli in un tranquillo giorno di prove per uno spettacolo di rap, per il suo spettacolo Stitching di Anthony Nilsson, uno scrittore scozzese molto forte, molto duro. Vediamo. Scusa se sono un po' duro, freddo, ma cerco di essere logico. Io avevo saltato tutto un pezzo di una scena in tutta mia. No, facciamola qua. Scusa, prendiamo dalla prima scena. Ne fate due? No, ne abbiamo fatte tre. Adesso è arrivato il momento in cui dobbiamo decidere cosa fare. Dobbiamo cercare di essere onesti con noi stessi. Tu sai quello che vuoi? Sì, ma quello che voglio io è legato a quello che vuoi tu. È una storia che apparentemente è violenta, scurrile, forte. Non ti far far male, per favore. Non mi faccio male, però tu, ti prego. Amore, ragazzi. Dai! No, non mi fai male. Ma la realtà è che dietro c'è una tragedia devastante tra questa coppia. Una tragedia che li ha completamente lacerati, straziati. I nostri problemi hanno a che fare con la comunicazione. La lacerazione è così profonda che è impossibile da recuperare. E allora perché mi fa una domanda del genere? Perché adesso sei incinta! È la storia di due esseri umani che devono affrontare una tragedia. Era la nostra incursione nelle prove di Stitching, che sarà in scena allo Spazio 1 all'interno di Rap, questa rassegna che poteva sembrare una chimera, un'utopia, che invece è diventata realtà. Sì. 40 artisti, dicevamo prima, doppio spettacolo quotidiano. Sì, tra uno spettacolo e l'altro noi offriamo anche da bere, da mangiare. Non vi fate non ci fate mancare nulla, no, insomma. Ma è bello andare a teatro. Coccolate lo spettatore. Uno va alle 8 a teatro. E può rimanere fino alle 11. E nell'intervallo tra uno spettacolo e l'altro incontra gli attori dello spettacolo precedente, ci può parlare e può intravedere gli attori dell'altro spettacolo o attori che recitano in altri spettacoli che sono venuti lì. Quindi si crea un vero e proprio interscambio, un vero e proprio centro di aggregazione. È un'esperienza, diciamo, è un evento. Venire a teatro da noi allo Spazio 1 è partecipare a un evento che ha a che fare col teatro. Certo. Stitching di Anthony Nilsson, dicevamo. Mi colpisce, uno spettacolo molto forte, un testo molto forte. Una volta ti hanno chiesto come fai a scegliere sempre copioni vincenti, come tali si sono rivelati, e tu hai risposto: non sono io che li scelgo, sono loro che hanno scelto me. Mi spieghi questa cosa un po' arcana che succede? Ma non è proprio così. Metafisica. In realtà io li scelgo. Più di una volta mi hanno proposto cose che non mi sono piaciute. Diciamo che io scelgo il teatro che mi piace fare, sì. Cioè tu avverti quando qualcosa poi quando funziona, vale, sì. Quando sì, vale, questo quando sì. Funziona. Questo non accade nel cinema, perché il cinema in qualche modo tu lo fai, quando te lo offrono cerchi di farlo. Uh-huh. Raramente dici no a un film perché è un qualche cosa che non ha senso fare, oppure è veramente brutta la sceneggiatura, certo. Sai che non è il caso di farlo. Certo. Tu hai detto anche che gli attori sono tutti dei gran bugiardi. Sì. Io intuisco, tutti intuiamo l'aspetto. Tu sei stato un attore, o sbaglio? Io ho rimosso quella parte. No, rimosso no, perché non rinnego nulla, per carità. Però ho preso molto le distanze. Va bene. Però quando cosa ti riferivi? Cioè, non soltanto evidentemente alla capacità di creare una simulazione, oppure anche a qualcosa che avviene nella vita, che poi si ripercuote anche nella vita. No, sono dei gran bugiardi, perché sanno rendere delle cose che... creare dal nulla cose che non esistono, o rendere vere delle cose che sai che non stanno accadendo in quel momento. Però il tipo di bugia inventata dall'attore può trasformarsi in arte quando si avvicina molto alla vita, quando tu riesci a ricreare la pioggia, o riesci a ricreare un dolore un'esaltazione in un palcoscenico completamente vuoto. Come diceva Edoardo, nel massimo della finzione c'è poi la grande naturalezza, no? Sì.
Prima di incontrarti avevo una preoccupazione che tu fossi estremamente incisivo, telegrafico, lapidario, come nelle risposte sei spesso, perché dici preferisco basarmi sui fatti, non stare tanto a chiacchierare. Devo dire che un po' mi hai smentito. Sto invecchiando, quindi stai ammorbidendo anche. Sì. E l'altra mia preoccupazione era che cominciassimo a parlare in barese e che quindi poi non ci capisse più nessuno. Se vuoi lo possiamo sempre fare, no? Non è un problema. Facciamo una cosa, chiudiamo in questo modo con il nostro scioglilingua in barese, però prima... voglio invece ricordare un'altra cosa che tu hai sempre detto e che a me mi commuove anche proprio da padre, e cioè che tua figlia ti ha insegnato il senso della meraviglia. Sì, ma tutti, tutti i bambini. Ma io credo che i bambini sono, se noi vogliamo capire che cos'è la divinità, Dio, la cosa più vicina sono i bambini. Per questo io proprio sono devoto ai bambini, sono. Quindi quando guardo mia figlia muoversi e quando guardo mia figlia meravigliarsi di qualsiasi cosa, all'epoca, mo c'ha 18 anni, certo, è un'altra cosa, adesso all'epoca, fa bene i sorci verdi, esatto, suppongo. Quando aveva 5 anni, se io le dicevo guarda ti porto in un posto dove c'è un albero, dove ci sono dei frutti che sono magici, lei lo prendeva sul serio. Certo. E quindi gli attori, quindi, in realtà devono imparare. Ti ha insegnato moltissimo. Allora guarda, io ti saluto con una dedica che faccio a te, ai nostri telespettatori, a tutti gli amanti del teatro, a quelli che non conoscono il teatro ma vogliono conoscerlo. È una frase di una scrittrice, Julian Green, che diceva: uno dei segreti del vero talento è quello di saper vedere tutto come fosse la prima volta. La capacità di sapersi ancora meravigliare è il genio dell'infanzia. Siamo pienamente d'accordo. E tutti gli attori sono un po' bambini, nel bene e anche nel male. E adesso scateniamoci col barese. E ci dia la dice. Ci siamo a Shishi Marincio. Grazie. E la meraviglia che suscitano in noi i bambini, così come abbiamo visto nel nostro spazio teatrale, deriva anche dal modo in cui storpiano, sminuzzano, cambiano assolutamente il nostro vocabolario di essere cosiddetti razionali. Io penso che qualsiasi famiglia, qualsiasi mamma, papà, qualsiasi nonno ha nel proprio serbatoio di ricordi quella parolina particolare di suo figlio o di suo nipote e se la porta gelosamente nel cuore. Bene, due autrici hanno pensato di fare un vero e proprio dizionario che ci aiuti ad orientarci tra l'italiano e il cosiddetto bambinese. Una di queste due autrici si chiama Daria Polledri, è in collegamento con noi da Milano. La saluto volentieri, buonasera. Buonasera. Allora, ho esagerato oppure è vero insomma che la prima ispirazione per fare un lavoro del genere è in questo tesoruccio che tutti noi abbiamo di parole dei nostri figli o nipoti? È assolutamente così. E anche per noi, per me e mia cugina, è stata una scoperta di un vero e proprio tesoro. E l'abbiamo fatto in casa, prima di tutto con i nostri bambini, io ne ho due e anche lei ne ha due, e abbiamo esteso poi attraverso il web a tutte le altre mamme l'invito a collaborare e a riempire questo dizionario. Per cui siamo arrivati ad avere un grosso tesoro, fatto di traduzioni proprio della lingua bambinese. Senta, una loro lingua i bambini... davvero viva, si può dire. Senta, e loro i bambini sono molto orgogliosi di questa cosa, immagino, i suoi figli e nipoti? Sì, sì, sono molto orgogliosi, anche se ancora molto piccoli, perché uno ha 2 anni e mezzo, l'altro 4, e quelli di mia cugina, su per giù, hanno la stessa età. Quindi si ritrovano un po' nei piccoli disegni, nelle immagini, raffigurazioni che ci sono qua e là, perché anche nelle immagini le abbiamo un po' riportate, certo. Sono riconoscibili anche. Io ne ho viste, ne ho lette alcune molto particolari, ne vogliamo raccontare qualcuna ai nostri spettatori? Magari anche loro hanno avuto la stessa esperienza. Sì, sì, certo. Magari visto che ci stiamo avvicinando al periodo di Halloween, è buffa la traduzione appunto della parola Halloween che viene tradotta con Aulin. Quindi, vabbè. Mamma, andiamo alla festa di Aulin. Bellissimo. Quindi in farmacia, in sostanza in farmacia si va. Sì, esatto. Sì, poi precisano, ci costumiamo da scheletri, da fantasmi. Ecco. E allora quindi tu vai alla festa. Qualche altra divagazione?
Ce ne sono tantissime e ogni giorno ne nascono di nuove che continuiamo ad appuntare per una seconda edizione. E mi vengono in mente quelle fatte magari più recente, quelle al mare, per cui mamma, ma i pesci nuotano anche dove non si tocca? Beh, questa è molto bella, perché c'è immedesimazione. Sì, ovviamente a ridere. C'è immedesimazione in qualche modo tra il bambino e il pesce, si preoccupa. Si preoccupano, sì, esatto, che non sappiano nuotare. E invece nella sua storia personale di mamma, la prima parola del suo bimbo che ricorda, perché tutti ce la ricordiamo, no? La prima parola dei nostri figli. Sì, io mi ricordo giusto due vocali, la E e la U insieme, che hanno formato EU. Ah. È il ricordo del primo bambino e ho ben in mente il momento. Del secondo purtroppo c'era tanto vociare forse del primo che mi sono forse persa la primissima o comunque non la ricordo esattamente come EU del Matteo. È il destino purtroppo dei secondi figli, è questo. Facciamo finta di esatto. Niente, non lo diciamo troppo forte, sennò si arrabbiano i secondi Ma figli che ci stanno parlo guardando. Parlo da seconda figlia. Senti, ho visto che anche Bartezzaghi, insomma un grande linguista, si è appassionato per questa avventura e ne ha scritto sulla Repubblica. Sì, siamo molto orgogliose, anche che abbia notato il nostro progetto, gli è piaciuto e lo ha davvero commentato in maniera molto carina, insomma, è stato magnanimo. Vogliamo allora consigliare ai nostri spettatori, genitori e nonni, di redigere anche loro un piccolo dizionario personale, così allarghiamo la competenza e il patrimonio. Lo possono fare proprio all'interno di questo dizionario, che appunto ha una colonna dedicata a chi, mamma, nonna, papà, nonno, parente, che ha stretto contatto con i bambini piccoli, questa colonna permette di appuntare la propria traduzione ove non coincidesse con le tre più comuni che io e mia cugina abbiamo scritto all'interno del dizionario. E poi possiamo dire che è anche un investimento che tornerà utile ai bambini, perché magari quando saranno adulti si commuoveranno guardando queste prime prove linguistiche, magari diventeranno grandi scienziati, medici, esploratori, calciatori e avranno questo modo quasi di, no, di commozione nel ricordare la loro prima parola. È bello portarsi sì, nella vita adulta queste cose, no? È come sfogliare un album fotografico, certo. Solo che al posto delle fotografie cioè si hanno delle parole, e delle parole molto buffe. Noi la ringraziamo molto allora per questa incursione. Grazie allora a lei. Aspettiamo la seconda edizione. Sì, ci stiamo lavorando. Benissimo, grazie mille e buon lavoro allora. Grazie, altrettanto. Grazie, arrivederci. Noi invece rimaniamo sempre in ambito infantile, perché nel nostro Quattro Passi tra le Nuvole noi pensiamo che sia importante per chi si occupa di educazione, per chi segue a vario titolo dei bambini, sapere quali sono i posti fantastici in cui emigrano, soprattutto quando noi un pochino li lasciamo da parte per motivi che chiaramente non dipendono dalla nostra volontà. E uno di questi luoghi fantastici è stato percorso da un grandissimo scrittore per ragazzi che si chiama Andrea Valente. Lui, pensate, ha messo in fila una trentina o poco più di paesi, borghi italiani con dei nomi stranissimi, e chiedendosi il perché di quei nomi si è inventato per ciascuno di loro una storia, un'etimologia, qualche cosa che li riguarda. Vedete cosa ne è venuto fuori. Se è vero che l'Italia è il paese dei 100 campanili, è vero anche che molti di loro vantano nomi strani, grotteschi e surreali. Basta un occhio attento sull'autostrada a notarlo, ma se la cosa capita tra le mani di uno come Andrea Valente, ecco che ne nasce Pazza Italia, un atlante fantastico del nostro paese. 34 piccoli borghi e altrettante storie immaginarie che provano a spiegare con la logica anarchica della fantasia le caratteristiche, le storie, addirittura l'origine dei loro nomi. Per cui 100 si chiama così perché lì finalmente Pitagora trovò qualcuno che rispondesse esattamente alla domanda 10x10. Ad Acque Dolci, in Sicilia, si registra invece una clamorosa crisi dello zucchero. Fiumicello è la pista d'atterraggio improvvisata per un aereo che non riesce ad arrivare a Fiumicino. A Patti si firma una pace scritta con l'inchiostro bianco, affinché quei patti siano chiari. E via dicendo. Il tutto scritto con la leggerezza, la nonchalance, il distacco quasi impersonale dello stile di Valente,
che rende ancora più credibile la sua fantasia. Tant'è che ci si lascia prendere facilmente dal suo gioco e si finisce il libro con l'idea di andarli a visitare quei paesi, per capire se le cose potrebbero stare davvero così. E con Andrea Valente ci siamo spostati nel nostro spazio di magazine, di segnalazioni, anche questo ovviamente tra le nuvole. In questo spazio abbiamo anche seguito un festival che presenta l'eccellenza e il meglio del teatro veneto, si chiama Sguardi. Noi viviamo insieme le emozioni del filmato che ce le illustra e poi magari ritornando qua vi consiglieremo anche alcuni di questi spettacoli da seguire. In questa società sempre più vittima della visibilità, di un'overdose dell'immagine, in questo mercato globale delle apparenze e delle esteriorità, in questo impero del look. Che senso ha proporre una vetrina, festival, festa, intitolata Sguardi? Il senso di Sguardi è proprio quello di rompere questo consumo bulimico delle visibilità. Sguardi infatti propone una visione non passiva, ma attiva, in cui non si resta a guardare inerti e inebetiti, ma si mettono in gioco emozioni, azioni e reazioni. Visioni che scaturiscono da performance e spettacoli portati in scena dalle più disparate realtà professionali del teatro veneto. Ecco, questo era un frammento del reportage curato appunto da Michele Ciancalè, che potrete vedere anche quando si avvieranno gli speciali di retroscena. Ma intanto, tra gli spettacoli che sono stati presentati a questo festival, seguiamone alcuni e ve li segnaliamo molto volentieri, perché se capitano dalle vostre parti non è il caso di perderli. Il primo è Vangelo, interpretato e disegnato da Gianni Franceschini. Quindi Una testa piena di farfalle, che è un monologo, diversamente particolarmente comico, a cura di Vasco Mirandola. Invece con Beati perseguitati a causa della giustizia ci spostiamo su un altro piano e qui addirittura Gigi Brunello fa dialogare Gesù con Pinocchio, quindi un incrocio tra il personaggio della religione e il personaggio della fantasia. Io ti prendo per mano, infine, di Daniele Di Cosia, per il Tip Teatro, è uno spettacolo che invece affronta con coraggio i temi della vita nella morte. Ma siccome siamo appunto tra spettacoli, anche è il momento di fornirvi le segnalazioni per chi invece vuole dedicarsi a spettacoli musicali, partendo sempre, come è della nostra tradizione, dalla musica pop per arrivare attraverso il jazz fino alla classica, dal pop rock con esattezza, perché a Padova, visto che ci trovavamo in Veneto, ben bene, al Gran Teatro Geox ci sarà addirittura il leggendario chitarrista Slash il 26 ottobre. Ad Assago, invece, in provincia di Milano, Mediolanum Forum, il gruppo irlandese di Cranberries, mentre invece a Genova, il 30 ottobre, Cesare Cremonini con il 105 Stadium. Ci spostiamo, cambiamo genere e andiamo al jazz. Come al solito vi segnaliamo questo derby tra Milano e Roma. Milano al Teatro Manzoni, il grande Archie Sheep, mentre invece al Parco della Musica di Roma, all'Auditorium, il 31 ottobre, ci sarà un mito del jazz come Joe Jackson. Concludiamo con la classica, a Firenze, Nuovo Teatro dell'Opera, Juraj Valkua, il 26 ottobre. Ancora a Roma, il giorno successivo, la creazione di Haydn, diretta dal grande Hartmut Henken, ovviamente
all'Auditorium Parco della Musica e infine a Milano, alla Scala di Milano, sarà ospite un complesso di assoluta eccellenza come l'Orchestra Filarmonica di Londra. Queste erano segnalazioni, le segnalazioni chiaramente fanno in qualche modo compagnia alle recensioni, alle letture, alle analisi di quello che il meglio che ci offre il vastissimo mercato in cui è così facile perderci, e noi vi segnaliamo un altro libro, un libro di un autore giovane, si chiama Elvio Calderoni, il titolo è stranissimo, Wolfango dipinto di blu, eccola là, direte voi, siamo sempre in zona di musica, invece assolutamente non c'entra nulla, anche se la musica e anche in questo caso il rock fa un po' da colonna sonora alla lettura. Wolfango è un personaggio, un protagonista, un ragazzo di 18 anni che improvvisamente sparisce proprio nell'anno della maturità, ma la sua figura e il suo carisma è talmente forte che in questo libro, in sua assenza, succederanno tantissime cose. Vediamo come lo abbiamo letto noi in redazione. Wolfango dipinto di blu, un titolo surreale, lunare per un testo invece materialissimo, ricco, scorrevole, brulicante di fatti e persone. Un libro corale con un protagonista sullo sfondo ma che determina caratteri, reazioni, scelte, destini di ognuno dei protagonisti. È Wolfango, un ragazzo bolognese che nell'anno della maturità scompare in circostanze misteriose e viene creduto morto, lasciando dietro di sé un gruppo di compagni di classe stregati dalla sua personalità, ma anche una sorella e due personaggi assolutamente estranei ma che vengono misteriosamente attratti come da un magnete nella sua vita passata, a cercare la verità della sua scomparsa. La trama si sviluppa in una Bologna mai convenzionale, una Bologna di vicoli e stradine sormontata come fosse un nido lontano, ma accogliente, dal santuario di San Luca. E poi Calasetta e l'isola di Sant'Antioco, Cagliari, con i suoi colori pastelli esaltati dal sole nell'arco della giornata, e anche qui un luogo alto come il bastione di San Remi, il fascino di case antiche, dove una festa a sorpresa può sconvolgere o aggiustare un'esistenza. E sono molti i colpi di scena nel testo, forse anche troppi, laddove l'autore si lascia prendere la mano per la sua passione per un montaggio molto cinematografico. Alla penna però non sfugge di penetrare nel cuore dei personaggi, nei meandri dei caratteri, festosi e dolenti, inquieti e attraversati dalle contraddizioni del nostro tempo, con quella freschezza che nel bene e nel male i giovani sanno infondere nelle cose stantie della vita. La stessa freschezza che rimane negli occhi del lettore voltata all'ultima pagina, motivo non da poco per dare fiducia a questo testo che già tanto promette dall'originalissima doppia copertina dell'editore Mirage. Di libro in libro procediamo, però non vogliamo soltanto bersagliarvi delle nostre recensioni, ci piace anche che siano gli autori a presentare se stessi, ed è per questo che nell'ulteriore spazio di questo nostro magazine facciamo quattro passi tra le nuvole, anche se poi stiamo seduti, con Francesca Melandri. Buonasera Francesca, buonasera. Grazie di essere con noi. Grazie. Più alto del mare. Spieghiamo anzitutto la ragione di questo titolo. Cioè, il mare c'è molto di mare. Il mare c'è, il mare c'è molto, e c'è soprattutto un'isola speciale che io non nomino mai, ma che di fatto è l'Asinara, posto di bellezza naturale travolgente, ma anche sede di vicende umane molto molto dure da sempre, da tutta la sua storia, in particolare nell'ambientazione del mio libro, che è nel 1979, durante il quale era un carcere di massima sicurezza. In pieni anni di piombo. Pienissimi anni di piombo, parliamo dell'anno dopo Moro. È un anno prima di Bologna, sì. Quindi peggio di così, più nel tunnel di così, credo che non sia mai stato. Come mai questa scelta? Allora, io nel 79 avevo 15 anni, mm-hmm. Ed è un'età interessante. Quindi siamo coetanei, ma questo al pubblico interessa, è giusto, però mi piaceva dirlo. È un'età interessante perché si è ancora piccoli, ma non troppo piccoli. Si è già abbastanza grandi da avere un sentore. Io abitavo a Roma e quindi ovviamente quello che era successo l'anno prima con Moro, certo. I posti di blocco me li ricordo, certo, molto, certo. Bene. Però, e questa la considero una fortuna, sono stata quel di pochissimo troppo piccola per non avere una griglia ideologica estremamente solida, solidificata, certo. E precisa di lettura. Non ne avevo nessuna, a 15 anni non dava forse nessuno. Più libertà, no? Questo credo forse che mi ha lasciato una libertà, mi ha lasciato allo stesso tempo una grande curiosità, perché appunto ero sufficientemente grande per avere interesse e anche sgomento di fronte, certo. A quello che succedeva, ma non mi ha dato le risposte chiare che avrebbero le persone di pochissimo più grande di me. Fra l'altro, a proposito di risposte, i personaggi sono molto, estremamente forti invece.
quantomeno un retroterra, un vissuto, anche uno scavo psicologico molto molto formato. Parliamo di personaggi molto diversi tra loro. I due protagonisti sono quasi antitetici. Paolo, che è un professore di storia e filosofia, che ha dentro il carcere un figlio terrorista, che per questa ideologia, appunto queste chiarissime griglie interpretative della realtà, chiare fin troppo chiare, ha addirittura ucciso. Luisa è una contadina, quindi mentre Paolo è una persona urbana, lei è una persona invece più della natura, che sono più di 10 anni che fa queste peregrinazioni di carcere in carcere a visitare un marito che è sempre assassino, però un detenuto comune, è solo un uomo violento, non ha nessuna ideologia dietro la sua violenza. Sono due persone spezzate. C'è più paura della violenza comune o della violenza ideologica allora? Allora guardi, io credo di aver scritto in questo e anche nel mio libro precedente molto sulla violenza, proprio perché è un fenomeno che sento talmente diverso da me che mi incuriosisce molto. So che non lo capisco e quindi lo esploro attraverso i miei personaggi così come fanno. La capisci? L'hai vissuta, l'hai vista, l'hai temuta? Non la conosco molto fortunatamente di persona, però la vedo tutta intorno a me. E non smetterò, credo, mai. È un mistero. La violenza dell'uomo sull'uomo io la considero un mistero e da romanziera uso lo strumento che mi è stato dato, cioè la scrittura, la banalità del male, esattamente, per cercare di capirne di più. E questi due personaggi sono due personaggi che sono subito prossimi, contigui alla violenza, però loro non ne sono protagonisti, loro certo. Non hanno fatto nulla di male, sono i loro cari che hanno commesso una colpa. E quindi c'è una miscela tra amore e violenza, dedizione. Esattamente, dedizione è una parola che mi è molto cara, questi parenti dei detenuti, tuttora anche non solo in quegli anni lì, i parenti dei detenuti sono degli eroi della dedizione, spesso, certo. Quasi certo. Sempre, anzi, sono pochissimi. Racconti anche della preparazione dei viaggi, soprattutto della signora, no? Viaggi molto faticosi, viaggi lunghi, in cui magari non lei che è una contadina, ma bisogna prendersi, che so, permessi dal lavoro, lei certo. Deve lasciare le mucche, trovare qualcuno che le curi. Quindi... E poi succede qualche cosa. Succede sull'isola. Un incontro, succedono degli incontri. Non svegliamo troppo, però facciamo acclimatare un po' lo spettatore. In quest'isola di dolore succede una inaspettatissima empatia tra questi personaggi, anche tra un terzo personaggio che è un agente carcerario, che è anche molto importante, 3 persone che non si sono conosciute mai fino a 24 ore prima, 3 solitudini, 3 vite spezzate per molti versi, e che però attraverso quella cosa di cui forse nessuno può fare a meno, ovvero, non so se usare la parola amore, ma sicuramente il vedere l'altro, ritornano invece alla vita. Vedere l'altro e vedere nell'altro qualche cosa di noi stessi che forse non sappiamo fino in fondo. Che è la propria umanità, la propria profonda umanità quando è nuda, quando è spogliata da tutto il resto. I miei protagonisti si... trovano nella condizione di vedersi reciprocamente per quello che sono. È un miracolo. E tra i miracoli c'è anche questa bellissima compresenza, che non vorrei dire salvifica, però la natura ha un ruolo molto forte, no? L'abbiamo detto all'inizio, però anche nella tessitura della storia no? Ha un ruolo importante. Questo mio libro si può... Non può salvarci dalla violenza della natura? Salvarci tema romantico. Dalla violenza non credo proprio. Però darci una prospettiva su quello che è la nostra umanità, questo lo sento profondamente vero. Quelle persone che erano un pochino più grandi di te nel 79, ne hai rincontrata qualcuna? Sì, certo, e molti di loro hanno letto con grande interesse questo mio libro e hanno visto delle cose che li riguardavano, e questo mi ha fatto sempre molto piacere ogni volta che mi hanno restituito. Io appunto di quegli anni ho parlato più della follia, della violenza, non c'è stato solo questo, non sono stati solo anni cupi, io questo lo so e me lo ricordo anche. Tra il piombo c'era anche qualche pagliuzzetta d'oro, insomma. Come no? Cose che sono anche state molto preziose nella costruzione, insomma, della nostra convivenza civile. Faticosa convivenza civile. E adesso come li trovi queste persone? Mi viene in mente un'idea da Nanni Moretti, no? Di quando si rincontrano. E fanno poi conti con i loro sogni, i giovani. È curioso perché molte di loro si trovano poi magari a presentare questo mio libro. Aha. C'è una forte componente sicuramente di nostalgia, ma io credo che sia la nostalgia che tutti noi abbiamo verso la nostra giovinezza. Sì. La loro è stata in quegli anni lì. Sì. Qualsiasi generazione ha nostalgia della propria giovinezza, anche chi l'ha passata sotto le bombe di una guerra, io credo. E Francesca Melandri come mai ha deciso di scrivere? Io non mi ricordo di aver deciso di scrivere. Sei nata con la penna in mano. Non dico proprio, ma ho cominciato a leggere e poi subito a scrivere, talmente piccolina che non mi ricordo di non averlo mai fatto. Letture principali?
Beh, il mio libro di comodino da quando sono molto piccola sono Le fiabe italiane di Calvino. Calvino, beh, insomma, un bel viatico. E sono ancora lì consumate, tutte marrone di caffè, ma me le porto sempre dietro. Il prossimo libro invece? Ci stiamo lavorando, è complicatissimo e non oso proprio dirne di più. E allora noi non osiamo chiederne di più, anzi approfittiamoci da uno splendido abbrivio per voltare pagina e lanciare adesso invece la nostra rassegna stampa dei settimanali culturali, quelli che trovate tra il sabato e la domenica e che molto spesso nascondono delle cose che uno frettolosamente magari tralascia, invece ci sono delle segnalazioni che vanno al di là della cronaca e ci fanno aiutare in qualche modo il nostro pensiero a mettersi in moto. Grazie per intanto. Grazie a voi. Grazie per intanto a Francesca Melandri e proseguiamo allora con il nostro volta pagina. Di che cosa hanno parlato gli inserti culturali, le pagine culturali dei quotidiani italiani negli ultimi giorni? Beh, di classici, questa sarebbe una buona notizia se non fosse che Ida Bozzi, che ne scrive sulla lettura di domenica, l'inserto culturale del Corriere della Sera, ci dà in realtà una cattiva notizia. Dagli scaffali delle librerie italiane mancano troppi classici, troppi grandi autori sono sforniti. Come mai? Rispondono gli editori spiegando che è una questione di qualità. Si sta puntando a riassortire le traduzioni, le curatele, con anche delle grandi novità. Da Einaudi, per esempio, sta per arrivare una nuova traduzione dell'Ulisse di Joyce nella versione di un grande scrittore di oggi che è Gianni Celati. Operazione di cui già si sapeva perché durante l'estate il Sole 24 Ore col suo inserto culturale aveva anticipato alcuni capitoli e gli appunti dello stesso Celati. Tutto questo materiale è stato ripreso sabato, quindi proprio un giorno prima del grido d'allarme di Ida Bozzi sul Corriere, è stato ripreso sabato sul Foglio con un articolo di Maria Rosa Mancuso che dice, beh, però insomma, i classici sono un po' così, sono delle montagne impervie, ma in queste montagne impervie, come è considerato l'Ulisse, ci può sempre essere una radura, un laghetto dove fermarsi e riposare un po'. Però evidentemente il fascino, diciamo così, del grosso libro è ancora molto forte, tant'è vero che un intellettuale anglosassone, Anthony Grayling, ha voluto scrivere, o meglio compilare, il buon libro. In Italia esce da Ponte alle Grazie, lo ha presentato sempre sabato su Repubblica Maurizio Ferraris. Che cos'è? È una specie di Bibbia laica, nel senso che la struttura è proprio quella della Bibbia, libri diversi, separati, poesia, storia, insegnamenti morali, realizzati tirando fuori, insomma, dal grande serbatoio dei classici greci e latini in particolare, quello che serve. Ecco, siccome il professor Ferraris non perde occasione quando si tratta di sfiorare i testi sacri, di dire che in Italia nessuno capisce nulla di religione, siamo tutti, come dire, così cattolici per convenzione, ma in realtà non leggiamo la Bibbia, e siccome noi la tranquillità del professor Ferraris ovviamente sta molto a cuore, gli segnaliamo che in effetti i racconti della Bibbia, se o non la Bibbia stessa, sono conosciuti in Italia e da molto tempo. Per esempio su Avvenire, proprio l'inserto domenicale, la versione estesa di Agorà, Bianca Garavelli ci ricorda che sta per tornare disponibile un piccolo libro di un grande sacerdote scrittore come Cesare Angelini, La vita di Gesù narrata ai ragazzi, ed è un esempio appunto di come le grandi storie della Sacra Scrittura e la Sacra Scrittura stessa, Angelini è stato anche traduttore della Bibbia, sono in realtà sempre stati disponibili e sono sempre stati amati e conosciuti anche nel nostro paese. Una curiosità da questo punto di vista: quando si parla di classici si dimentica magari qualche autore, come diceva all'inizio Ida Bozzi. Su un mensile, questa volta Studi Cattolici, Pasquale Maffeo ci invita a riscoprire un grande autore della tradizione cristiana, cattolica romana addirittura, come il Ribello, poco conosciuto, meno conosciuto in Italia rispetto al suo grande amico Chesterton. Pensate che questi due andavano così d'accordo che li chiamavano Chester Bellock. E anch'io vado molto d'accordo con Alessandro Zaccuri, ma questo ovviamente ai nostri spettatori interessa il giusto. Comunque l'avete riconosciuto, giornalista, scrittore, finalista al Campiello con il Signor Figlio. Lui sarà ogni settimana il nostro, diciamo, grillo parlante, no, forse è meglio il nostro incursore tra le pagine culturali dei principali quotidiani. Ma adesso noi vogliamo invece proiettarci verso il futuro, verso la prossima settimana, verso quello che sta accadendo, e lo facciamo facendovi vedere due volti abbastanza noti, direi anche molto noti, che saranno protagonisti di questo nostro quotidiano esattamente fra 7 giorni.
giorni. Lui è Ascanio Celestini, lo vedrete qui, mi ospite di Michele Champcalè per la prossima settimana, ma anch'io mi aggirerò nei loro dintorni, perché il suo spettacolo ha assieme anche un testo, un libro pubblicato da Einaudi, non vi diciamo di più. E a proposito di testi pubblicati, guardate quest'altro faccione qui alla mia sinistra, ecco, Luis Sepúlveda, vi ricordate qualche anno fa è stato un grande successo mondiale, La gabbianella e il gatto che le insegnò a volare, e proprio di questi giorni l'uscita di un nuovo libro, questa volta ha a che fare con un gatto e un topo. Ci occuperemo ovviamente anche di loro. Per intanto vi ringraziamo di averci seguito fin qui in questa nostra prima puntata, di aver fatto Quattro passi tra le nuvole con noi. I nostri passi ovviamente si protraggono e continuano fino alla prossima settimana, quando ci rivedremo qui alla stessa ora. Grazie di averci seguito e arrivederci.